abbiamo più in studio il dottore. Non è colpa mia, io non è che urlo, è che non mi sono mai esposto nei media. Non so come regolare la voce. Parli più basso. Io sai come si fa? Sotto voce. C'è l'influenza però. Stia calmo. Ma non sto urlando, giuro. Cosa pensa lei di questo? È un pazzo che mangia il culo. Questo era chiaro, professore. A proposito di pazzi, in questi giorni devo chiedere scusa a tutti perché sono stato leggermente nervosetto. Però i miei fratellanzi qua mi hanno dedicato un blocco, una lettera per solo farmi... dopo averci minacciato di licenziamento stanotte. Stanotte hai espressamente scritto: io vi mando a disegnare le Madonne in Duomo. Questo è successo dopo che ho dovuto fare una cosa che poi saprete, vedrete, ve lo diremo a fine puntata. Ah, okay. Ed erano le 3 di notte ed è stato un po' umiliante. No, ma è bello, cioè, essere il tuo capo espiatorio. Le foto sono bella mia, non sono niente a confronto. Poi, poi vedrete e saprete. Comunque, che si mangia il culo! Peggio! Noi sappiamo che stai attraversando un momento difficile, che oggi è un giorno speciale. Sì. E quindi volevamo dirti che ti capiamo. Noi ti capiamo, Marco. Marco, io ti capisco. Capisco quello che provi, amico mio. Capisco la paura e la gioia. L'emozione e la fatica. Capisco la rabbia. Capisco la rabbia. Capisco il cuore in gola di un'attesa infinita, gli acuti e i gravi di un progetto che prende vita. Capisco il desiderio che arrivi il momento, ma anche quello che sia già passato. Lontano, indietro, nel tempo. Capisco il rischio, l'inquietudine e il sogno. Rischio, l'inquietudine e il sogno. Capisco la certezza di aver fatto il possibile e il dubbio di poter fare di più. Fare di più. Capisco il bisogno di conferme, la richiesta d'appoggio, la solitudine dello specchio, sentirsi giovane, guardare indietro, vedersi vecchio. Capisco le parole e capisco i silenzi. Le ore spese a desiderare, quelle perse a combattere e a ricacciare in gola il fiato a chi è solo in grado di criticare. Nessuno mi può giudicare. Nessuno mi può giudicare. E lo faranno tutti. Capisco ogni sguardo, ogni gesto, ogni grido. Capisco, mi fido e capisco, mi sfido. Capisco tutto questo, amico mio, perché questa strada l'ho percorsa al tuo fianco. E oggi che siamo ad un passo dall'arrivo, non hai il diritto di essere stanco. Oggi è il tuo giorno, Marco. Il giorno che aspettavamo da tanto. Oggi è il 31 marzo. Vivilo in pienezza, assorbine la bellezza, affrontalo, battilo, gustalo, abbandonati alla consapevolezza di aver realizzato qualcosa, piccolo o grande, che importanza ha? Il valore di questo giorno non cambia, il valore di questo giorno rimarrà lo stesso. Dentro di te, dentro di me, dentro tutti noi che abbiamo fatto on air. Storia di un successo. Da stasera, finalmente, al cinema. Grazie! Che bello! Niente, Marco, scritta con il cuore. Ma vai a fare in culo. Sai che la moglie di Pippo mi ha mandato un messaggio, adesso lo stavo rileggendo in vera. Vuole piccare? No, mi veniva da piangere ancora. Ah, voleva il numero del trans. No, ma il leggilo! Ma il numero, come mai ce l'ha? Ma solo tu puoi scopare in giro, scusa. Poi rimani in famiglia comunque, cosa vuoi? Aspetta, zitto, leggi. L'ho fatto in tre col trans e la droga? Sì, sì, no, sì. Perché puoi venire anche tu? Sono un po' traumatizzato da questa cosa. Ma da cosa? Non ti immagino tutto fatto a trans. Ma infatti... Un po' mi hai deluso, non sei più il mio eroe, non sei più il mio eroe. Basta, non ti voglio più parlare. Allora, mi ha scritto. Volevo semplicemente, non riesco... Lo leggi tu che sennò poi mi commuovo. No, ho già pianto prima, vabbè, scusa. Dai. Vabbè, dai. Fallo leggere Ivo che c'è una bella voce. Volevo semplicemente farti un grosso in bocca al lupo per l'uscita del film e dirti che io l'ho apprezzato molto perché mi ha permesso di vedere un Marco diverso, con la sua fragilità, determinazione, follia, ma anche molta solitudine. Bravo. Complimenti per esserti messo ancora una volta in gioco ed indipendentemente dal successo che avrà da me, hai tutto il mio rispetto e stima. Ti bacio, Moni. Amore! Quindi, Monica, ho un'idea. Per rifarci su tutte le schifezze che ha fatto tuo marito con le sarde, stasera andiamo insieme al cinema e ci facciamo proprio un servizione di quelli. Con tutte le porcate che hai fatto, non sei mai stato su Novella 2000. Pensa.
smetterla, che poi ci crede. Fa bene, fa bene. Dai, andiamo avanti. Vai. Andiamo avanti cosa? Cosa vuoi? Cosa c'hai da nascondere? Guarda che io ti spengo il potere del microfono. Sì, sì. Occhio alla mano sinistra. Comunque, tra i vari che ci hanno dato una mano c'è anche il mio amico Zingaro, Zlatan, che visto che anche i cinema hanno fatto la loro parte, nel senso negativa, che hanno rotto i coglioni. Ci sono state poche sale, però in questo blocco c'è anche tuo cugino quel bastardo. Se lo merita alla fine. Ah, sì, c'è? Sì. No, anche lui? Sì. No, perché dice, dopo c'è qui Davide, ci racconterà un po' di retroscena. Cosa deve raccontare quello lì? Ne abbiamo da raccontare. Ci hanno boicottato in ogni modo. Cioè, normalmente esce un film, due settimane prima i cinema pubblicano le sale. Sì. No, nel nostro caso ieri alle 2 stiamo facendo il possibile. Cosa stai facendo? Ma è un film che stai distribuendo tu. Ma hanno paura, Davide, mettilo in testa. Cioè, ci sta. Potremmo proiettarlo sulla testa di Davide, cazzo. Comunque, perché voi siete ignoranti, l'elenco completo dei cinema lo trovate sotto l'arcobaleno. Sì. Adesso pioverà a Milano. Voi seguite l'arcobaleno dentro una pentola d'oro c'è dentro l'elenco dei cioè, ma tutte le robe che facciamo noi sempre, cosa ma c'è? Ma il messaggio non l'hai letto, pure io devo fare. Quale? Un messaggio incredibile. Ma me l'ha scritto? No, adesso te l'ha scritto. Adesso? Visto che te lo scriveva. Ma adesso me l'hai mandato. Pantomima da 1000 lire. Grande. Me l'hai mandato alle 2:26. Non ti sei commosso. Sono le 2:27. Sai che se dimenticavi una E ridevo. Mandagli quello con gli animali, è bellissimo. Non ho capito il messaggio di ieri sera. Hai fatto il fotoculo. Cosa vuol dire? Fotocall si chiama in gergo. Cioè? Io ho fatto la è quando ti fai le foto prima del film. Il fotocall, ignorante. Poi no, l'avete detto in tre modi diversi. Io ho confusione. C'è la testa, oddio. Aspetta, c'era un altro bellissimo. Posso leggere quello col porco? No, perché ci colleghiamo con Zlatan.